Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video sul mio canale. Quest'oggi ritorniamo su Rainbow Six Siege. Quest'oggi sarà un altro episodio dove andremo a giocare un'altra partita, sperando che mentre registro non faccio schifo, perché quando non registro effettivamente un pochino sono migliorato e di questo mi fa molto piacere perché almeno inizio anche a carburare un pochino. Detto questo però, oltre a sperare che il video vada un po' meglio, perché il secondo video andava un po' peggio del primo, il primo è piaciuto molto. E spero che questo qui faccia molte visualizzazioni, cioè molte più visualizzazioni, scusate. Ma soprattutto volevo dirvi di aggiungermi su Uplay, quindi su Rainbow Six. Il mio nickname è Snakiro, aggiungetemi che così ogni tanto quando vi trovo possiamo fare un game insieme. Detto questo, andiamo subito alla partita. Allora ragazzi, ve lo faccio vedere anche qui. Come vi avevo detto, il mio nickname qui in alto, lo potete vedere, è Snakiro, quindi mi raccomando, aggiungetemi. Allora, andiamo subito a cercare una partita multiplayer, sperando che la trova subito. E ultimamente sto giocando molto in attacco Ashe e mi sta piacendo Fuse. Vorrei imparare a giocare Fuse. Mentre in difesa gioco spesso Bandit e Kapkan. Suggeritemi anche voi, ditemi anche voi cosa ne pensate e quali personaggi di preciso usate, così da poter anche magari capire un po' meglio ulteriormente il gioco e scoprire anche le tecniche che usate voi per andare meglio in game. Allora, utilizziamo Ashe, però mettiamo questo qui, la fumogena. Ah, io uso il G36 perché mi piace un po' di più, però tutti quanti mi hanno detto che l'arma migliore è l'altra, l'R4 se non erro. Quindi per il momento uso ancora il G36 sperando di non far troppo schifo e poi magari con il tempo passerò all'R4. Comunque auguratemi buona fortuna nei commenti e speriamo di non fare troppo schifo. Ok, cerchiamo la bomba. Comunque, come potrete sentire, io ho alzato un pochino l'audio di gioco perché su Rainbow Six è fondamentale. Attenzione, il drone alleato Quindi ha anche voi trovato una sentirete bomba. un po' più alto. Allora, si poteva entrare di qua. Quello Contenimento gliel'hanno tra 10 secondi. seccato. Cazzo, volevo 5 salvare secondi. pure volevo salvarlo il mio. Non ci sono riuscito. Abbiamo il disinnescatore. Raggiungete la bomba e L'ultimo. disinnescatela. Occhi aperti Ok. per il nemico. In teoria dovrei aver anche risolto per i problemi di freeze. In teoria tutto a posto. Hai perso il disinnescatore. Non può partire. Il disinnescatore è stato recuperato. Non hai più il disinnescatore. Cavolo, l'avevo visto. Ah, l'avevo anche hittato. Ok, l'avevo hittato. Cavolo. Allora, no, tramite i droni non riusciamo a Operatore vedere d'attacco. niente. Ci cercano. E il Attaccante primo round è andato. neutralizzato. Ah, col C4 l'hanno ucciso. Dannazione. Speriamo di fare meglio ora in difesa, così recuperiamo il round. Si erano messi parecchi sopra, parecchi sopra. Allora, utilizziamo Kapkan. Sì, utilizziamo Kapkan. Ah, tra gli altri che sto usando ultimamente c'è Kestol, che mi sta piacendo molto. Ma perché mettono la recluta? Perché? Perché devono mettere la recluta? Questo poi ce l'aveva Kestol, perché non l'ha messo? Ci posso capire, lui magari forse è appena iniziato a giocare, quindi non ce l'ha. Però quest'altro. Bene. Grazie Rainbow Six, vi voglio bene. Non fa niente, proveremo a vincere lo stesso. Non abbiamo difese di nessun tipo, ma va bene lo stesso.
Ok. Carico le munizioni. L'ultimo nemico rimasto. Rallenterà. Un operatore alleato rimasto. Yes. Vittoria alla difesa, nemici eliminati. Potevo giocarmela meglio quest'ultimo qua perché mi poteva seccare. Avevo sbagliato troppi hit. Vedete? Ho sbagliato tipo troppi colpi. Però l'abbiamo ucciso, quindi va bene. Voglio prendere Fuse. Cazzo, però l'hai portato proprio da me. Fesso. Ce l'avevamo ancora il mio. Rimani qua, te fa vedere. 10 secondi all'inserimento. Mettilo un po' più a destra, zio. Vince un piazza. 5 secondi. Il disinnescatore è stato recuperato. Raggiungete la bomba e disinnescatela. Occhi aperti per il nemico. Faccio partire un drone. Ecco, spawn kill. Ricordo sempre di quella telecamera. Proviamo. Carica grappolo attivata. Carica grappolo pronta. Ah no, questo non lo posso mettere qua. Ultimo uomo per la squadra alleata. Cazzo, me lo sono trovato di fronte e non c'ho avuto i riflessi. Cavolo. Devo sparare a priori. Va bene, va bene. Proviamo a difendere. Senti, l'ultima volta sono andato bene con Capcan. Quasi quasi lo riprenderei. Go. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Preparare.
sparato! Ancora 10 secondi. Una trappolozza. Restano 5 secondi. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Ingresso sicuro! Dispositivo innescato. Tenete d'occhio la porta. Vediti montato. Okay. Che vengano pure. Ho finito col filo spinato. Mi rallenterà. Però siamo troppi qui. Cioè siamo tutti quanti sulle bombe. Non è buono. Poi Caveira non dovrebbe stare con noi. Ok. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. No. Eccolo. Eccolo qua uno. Cazzo. Sta salendo. Fanculo. Siamo a 15 secondi. Il disinnescatore di bombe è stato piazzato. Proteggete le bombe. Disattivate il disinnescatore. Un operatore alleato rimasto. Difensori eliminati. Missione fallita. Cavolo. Ah, era dall'altro lato. Vabbè, GG. Allora ragazzi, è stata una bella partita, anche se abbiamo perso, comunque abbiamo fatto delle belle cosine. Noi ci rivediamo al prossimo video, mi raccomando lasciate tanti like, scrivete nei commenti cosa usate voi normalmente e qualche tecnica per che mi può essere utile. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul mio canale. Ciao!